iniziava una causa, era il procuratore che e questo è durato, che la portava avanti, ed era pagato profumatamente, ovviamente. E questo è andato avanti anche per, nel 700 cambia nome, l'agente in Roma. Agente in Roma è lo stesso che il procuratore del 400. Diverso dal protettore. Il protettore è una raccomandazione e si portano continuamente i doni. Il procuratore invece è pagato con uno stipendio regolare. Poi abbiamo i dipendenti comunali. Ormai stiamo scendendo in basso fino al, diciamo, all'estremo delle cariche più basse. Il massaro. Il massaro è quello che oggi può essere il magazziniere. Teneva in magazzino tutti i beni del comune, beni mobili, e teneva anche l'archivio, tutte le carte, le pergamene, tutto quello che era, venivano conservati in una cassa panca, ben chiusi, sigillate con le chiavi, sempre le solite due chiavi che teneva i priori, una lui e una i priori, quindi tutte le volte che l'apriva doveva chiedere sempre l'autorizzazione, però tutto il tesaurus cartarum, il tesoro delle pergamene, era tenuto, quindi se ci abbiamo tutte le pergamene, quelle che ci abbiamo, è grazie al massaro. Poi c'erano i castaldi del comune, quelli dei banditori che andavano in giro, e in questo periodo ce ne abbiamo tre, Alessandro, Ettore e Antonella si chiamano, sono quelli che convocano il consiglio comunale per mezzo di Antonella, per mezzo di Ettore, insomma sono sempre nominati questi tre nel periodo che io ho preso in esame. Poi ci sono le guardie campestri, quelli che giravano a cavallo per tutto il territorio di Orte e controllavano i danni che eventualmente faceva il bestiame territori non propri del proprietario del cavallo, dell'asino, eccetera. E poi c'era il risarcimento dei danni, denunciavano loro di chi era, prendevano il cavallo addirittura, l'animale che avevano i maiali, per esempio, facevano danno, li portavano in un recinto, un carcere del bestiame, e il proprietario che veniva a riscattarli pagava la multa per i danni che avevano fatto. E poi, come altre figure possiamo dire, il maestro di scuola e il medico. Maestro di scuola e il medico sono due cariche abbastanza importanti e il contratto dura sempre un anno, rinnovabile quello ovviamente. Il medico qui mi pare è Salomone di Mastro Emanuele in questo periodo. Un ebreo, tutti i dipendenti. Un sì, c'è a contratto stanno, cioè c'è un contratto per un anno per tanti ducati d'oro per da dare in 12 mesi, 12 rate mensili. Oppure in serate trimestrali, dipende da come facevano il contratto. Tutto questo apparato del quale abbiamo grosso modo accennato, ma con quali soldi si pagava? Questo è il problema grosso.